molto speciale quest'oggi perché abbiamo tre ospiti che forse insieme così sono mai stati in pubblico. Sì, anche con Rocco. Ah, va bene. Io sono Marianna Vecelli e sono curatrice presso questa istituzione. Sono anche il curatore di questa serie di incontri volti ad approfondire l'opera di Giovanni Anselmo, di cui si è inaugurata recentemente una mostra qui in Manica Lunga, curata da Caroline Christoph Bakarjiev e Marcella Beccaria. Giovanni Anselmo è uno dei protagonisti del movimento dell'arte povera, nato alla fine degli anni 60, questo movimento qui in Italia e che ha avuto Torino come un centro propulsore molto forte. Ma Anselmo è anche uno dei protagonisti della storia di questo museo perché ha aperto, ha esposto proprio nel 1984, l'anno di apertura del Castello di Rivoli, quando allora era direttore Rudi Fuchs. Riconosciuto come un artista, uno dei principali artisti contemporanei, affronta una prassi che mette in dialogo il visibile con l'invisibile, cercando di andare a esplorare e a mettere in risalto le situazioni di energia. Lavorare col visibile vuol dire lavorare con dei materiali concreti, materiali reali, materiali appunto visibili anche all'occhio, come sono la pietra, la terra, ma anche la carta, anche la luce, anche la fotografia. Poi vi sono i materiali invisibili, cosiddetti invisibili, perché sono materiali che appunto a prima vista non riusciamo a cogliere, sono quasi impercettibili. E che sono le forze energetiche, sono i campi magnetici, le forze gravitazionali. In Manica Lunga è allestita una mostra che è veramente un progetto molto speciale perché è come se fosse un'installazione unica che raccoglie alcuni tra i principali lavori prodotti da Anselmo nell'arco della sua storia e che cominciano proprio negli anni 60 e che lui procede, diciamo, reinstallandoli con delle leggere variazioni. Diciamo, cardine della mostra è quest'opera del 1969 che viene proposta in una sorta di riedizione contemporanea per il Castello di Rivoli, che è l'interferenza umana nella gravitazione universale, che va proprio a appoggiarsi allo spazio della Manica Lunga, che è un edificio estremamente unico perché così lungo, così è una proiezione a tutti gli effetti, e l'installazione di fotografie si interagisce con gli elementi architettonici e va a intervallarsi con queste finestre. Lo spazio della Manica Lunga in qualche modo poi ripropone un pochino il percorso del Sole che nasce ad est e tramonta ad ovest. Ma opere di Giovanni Anselmo sono anche presenti al museo nella collezione al secondo piano, cosa che ci tengo a dire perché sono opere della collezione del Castello e sono opere storiche anche quelle. E un lavoro molto speciale alla fine degli anni 60, un senza titolo 67, che è nella sala del mezzanino nell'edificio della Manica Lunga. A questo punto voglio fare una piccola introduzione agli ospiti di quest'oggi perché, diciamo, oggi l'ospite è Paolo Moussa Sartor, perché questo incontro di oggi ci permette di approfondire cosa significa fotografare l'arte, come si fotografa l'arte e come si fotografa Giovanni Anselmo. Paolo Moussa Sartor è un fotografo straordinario perché ha saputo davvero narrare il lavoro degli artisti dentro il lavoro stesso. E il lavoro degli artisti spesso è un lavoro continuativo che non riesce a essere catturato con un'immagine che poi ne ferma, no? I confini. E questo è un po', credo, l'abilità e la caratteristica proprio peculiare di Paolo Moussa Sartor, che ringrazio molto di essere presente quest'oggi.
Inoltre, Rocco Mussa Sartor, la cui omonimia non è casuale, perché Rocco è il figlio di Paolo, e ci piaceva che ci fosse una sorta di intervento interno, un racconto dall'interno della fotografia di Paolo Mussat. Infine, ma non infine, per cominciare la conversazione, abbiamo anche Giovanni Anselmo, che insomma è un ospite un po' di sorpresa, perché quest'oggi partecipa a questa conversazione e noi siamo veramente molto felici. E se mi posso permettere, posso dire che interferisce Giovanni Anselmo nella gravitazione di questa conferenza. Maybe. Volevo aggiungere un'ultima cosa, che Rocco appunto non è solo figlio di Paolo Mussat, ma è anche il responsabile dell'archivio Giovanni Anselmo dal 1993, e diventa veramente un elemento di connessione molto, molto speciale per questa conversazione di oggi. Per cui io adesso vi lascio gli ospiti. Cosa? No, io ho portato un sacco di appunti, perché io li porto sempre con me. Poi vediamo. In realtà adesso lascio la parola agli ospiti e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono Rocco Mussa Sartor, ovviamente, non essendo Paolo. E io sono stato invitato da Marianna a partecipare a questa piccola conferenza e sono stato felice di farlo, perché effettivamente è la prima volta che parlo su un palco insieme a mio padre e insieme a Giovanni, e sono stato chiamato per fare un po' da tramite tra l'artista e il fotografo che l'ha seguito fin dall'inizio. E Marianna mi ha chiesto di scegliere un piccolo numero di immagini che potessero creare un fil rouge, la possibilità di creare un discorso tra mio padre e Giovanni, e ho deciso di incominciare con questa immagine che vedete alle mie spalle. Perché ho deciso di cominciare con questa? Perché lavorando ormai da più di 20 anni con Giovanni e vivendo da 42 con mio padre, sono abituato a sfogliare, a visitare, a guardare cataloghi, i suoi cataloghi, i cataloghi degli artisti, i cataloghi dell'arte contemporanea in generale, e mi sono fatto l'idea che ci siano delle immagini scattate da mio padre a partire dalla fine degli anni 60, cioè da quando lui ha seguito il gruppo dei Poveristi, grazie all'amicizia, al legame con Gianenzo Sperone, proprio nella fine di quegli anni. Mi sono reso conto, dicevo, che ci sono delle immagini che sono immagini iconografiche, che sono immagini che sono state utilizzate decine e decine di volte su cataloghi e libri legati al mondo dell'arte, e ho voluto scegliere questa di Giovanni perché senz'altro è una delle immagini più utilizzate sui cataloghi che riguardano le opere di Giovanni Anselmo. Si tratta di un senza titolo del 1969, e nell'occasione Giovanni stava allestendo quest'opera nel 1970, se non ricordo male, al Museo Civico di Bologna, in occasione della terza biennale della giovane pittura. E allora incominciamo con qualche ricordo. 1970. E la prima immagine che ho messo, poi in realtà ce ne sono anche di più vecchie. No, è un'immagine che ho fatto a Bologna, era una delle prime fotografie che facevo a Giovanni, forse. E niente, è venuto fuori questo ritratto che a me piace tantissimo, che è un po' un ritratto anche ufficiale nei confronti di Giovanni Anselmo. E sì, è una foto che è stata usata tantissimo, è una foto, forse una delle mie foto più conosciute nell'ambito del lavoro, e non ci sono molte cose da dire. L'unica cosa che posso dire è che mi ricordo di questa mostra dove c'erano tanti artisti, quasi tutti gli artisti dell'arte povera, da Boetti a Merz,
Azorio. E, sì, ecco, prima si diceva una cosa che secondo me è abbastanza importante, che 45 anni fa fare le fotografie era difficile, adesso è molto più facile, allora era molto più difficile. E mi ricordo che questa foto qui la feci naturalmente con una luce naturale, una luce anche brutta, un neon, però è uscita fuori un'immagine che a me piace tantissimo, tutte le volte che la vedo mi emoziona, perché, non lo so, perché è come se Giovanni fosse spaventato da questa pietra che è appesa a 4 metri d'altezza o a 5, e nello stesso tempo si sente l'incombere di questa forza, di questo peso che è lì appeso proprio sopra di lui. È una foto che mi piace molto. Continua, ci sono altre immagini, credo. Questa qui, sì, me la ricordo, è una foto che non piace tanto a Giovanni perché ha un fondo che non lascia uscire perfettamente fuori questa grande torsione. E questa è una foto che abbiamo fatto nel cortile della casa di Giovanni in occasione di un film che girò Gary Shum, te lo ricordi? Che girò Gary Shum proprio sull'operazione che Giovanni faceva con questa torsione. Era un film che durava, credo, 2 o 3 minuti. E invece a me piace molto perché, non so, questo fondo toglie via un po' anche della durezza del lavoro. È una foto a cui sono molto affezionato. L'altra di fianco è una foto che ho, credo, fatto alla Galleria Sonna, anche questa, credo, 1969. Esatto. Io ho messo questa foto e quella di prima per un motivo abbastanza preciso, perché ritengo che la tua importanza come fotografo dell'arte povera non sia legata solo al fatto che tu hai fotografato le opere e le mostre dell'arte povera, ma va oltre, secondo me, la tua fotografia. Cioè tu hai espresso attraverso la tua fotografia spesso l'importanza e il concetto stesso dell'opera d'arte. Questa foto che tu hai fatto 10 versioni almeno della Senza Titolo del 1968. No, forse dieci, no, ma sì. Io no, ho messo questa proprio con, perché si capisce che c'è, esattamente, proprio per dare un'idea del una concetto è morta e dell'opera. Una è nata, certo. Perché spesso la fotografia di un'opera non rende merito all'opera stessa. Hai ragione. Invece in questo modo si capisce. Questa secondo me dovrebbe essere una foto trasmessa ai curatori dei musei per far capire come realmente quest'opera deve essere allestita, perché io spesso vedo delle fotografie con delle opere, ad esempio questa, con la lattuga completamente marcia e il blocco piccolo di granito che rischia di cadere. E beh, certo, e di se rompersi. Non c'è la lattuga che lo tiene. O addirittura è caduto. Mentre invece il concetto che vuole esprimere quest'opera, e Giovanni ovviamente lo conosce molto meglio di me, è che l'uomo deve intervenire su quest'opera, se non quotidianamente, comunque ogni molto spesso, certo, 3 o 4 giorni, sostituendo questa lattuga e quindi dando continuamente vita diversa a quest'opera. E questa foto effettivamente rappresenta proprio quello, cioè rappresenta il fatto, cioè ti fa capire come nell'opera si debba intervenire. Certo. Mi piacerebbe sentire qualcosa a proposito di quest'opera da parte di Giovanni, perché è un'opera estremamente importante e molto simbolica anche, direi. Sì, è un'opera che mette insieme l'organico e l'inorganico. Noi siamo fatti di organico e di inorganico. E così è un'opera che ha un suo modo di essere e di esistere, insomma, no? Come ogni opera riuscita, tutte le opere riuscite, appunto, ogni giorno si mostrano come nuove, come se fossero appena state create. E questo lavoro per esistere con freschezza appena fatta ha bisogno di continuamente essere seguita e di avere una lattuga fresca per impedire che la disidratazione della lattuga faccia cadere il blocco più piccolo di granito. Ma se dovesse succedere questo, l'opera non esiste più. Allora, è necessario ogni giorno rifarla. Il curatore stesso
del museo Pugnamo o di chi ha l'opera, deve darsi da fare, no? Deve, come dire, deve seguire il tempo, no? dell'organico, e quindi deve sempre continuamente ricrearla l'opera. E quindi ha un po' questa situazione dentro l'opera, il tempo, la possibilità di ricrearla ogni giorno averla sempre fresca, che ti dice qualche cosa di nuovo sempre, come succede in genere con un'opera riuscita. Ma no, ma poi la lattuga ogni giorno ha una forma differente, quindi c'è qualche cosa di nuovo comunque, insomma, no? Non solo per il fatto che sia fresco, ma perché si presenta con delle altre forme. E quindi c'è questo gioco anche, no? La gravità e non lasciare che la gravità sì, perché c'è sempre la zeppa, no? che tiene su il peso, e poi c'è anche molto questo problema della gravità, la vita. Noi dobbiamo sempre alzarci in piedi, camminare, andare, altrimenti la gravità, quando ha il sopravvento, vuol dire che siamo messi male. Diciamo che entrambi ci insegnate a guardare diversi. Ma sì, certamente, tutti guardiamo, no? Sai, intorno a noi, no? Però fai vedere l'altra foto, che è una foto che io ho sempre inserito. Ecco, ritorniamo sul concetto di gravità, quindi. Sì, questa qui è una foto che io anche nei cataloghi che faccio, nei libri, la inserisco sempre vicino alla prima foto che abbiamo visto di Bologna, perché per me è la stessa, un po' la stessa cosa. Al posto di Giovanni c'è questo blu oltremare, però sono due foto a loro modo molto drammatiche. Qui c'è questa colonna che forma questa croce, e anche questa è una foto che mi piace molto. Questa credo che sia stata fatta alla Mola Antonelliana nel 1984, questa qua, quando c'è stato Coerente e Incoerente, si intitolava così, Coerenza e Incoerenza. E questa è una foto secondo me molto importante per il lavoro di Giovanni, perché qui c'era una marea di queste pietre poi messe in un modo strano, molto, molto forte. Quelle vicino invece rappresentano, anche quelle sono foto che io di solito metto sempre insieme, perché poi in realtà quando si fotografano i lavori degli artisti bisogna trovare anche, non so, delle letture continuative, cioè bisogna far capire anche la conseguenza di certi lavori. Non so, forse per me è anche abbastanza facile procedere in questa direzione, non è che nessuno me l'ha insegnato, poi certo lavorando con loro ho imparato molte cose, però queste foto qui sono tre foto di queste direzioni che Giovanni ha fatto negli anni 70, e mi piacciono molto perché ognuna però rappresenta, non so, rappresenta qualcosa di molto diverso fra una e l'altra. Non so, la prima mi ricorda una montagna, per cui entra in gioco tutto il lavoro che Giovanni fa sulla gravità, sulla direzione, sul fatto che noi siamo qui ma viaggiamo. La seconda mi sembrano delle onde marine, e la terza c'è questo rapporto umano di Giovanni che tocca quest'ago, qui siamo credo a Lucerna nel 70 se non sbaglio, e anche queste tre foto insieme forse danno una lettura del lavoro abbastanza completa. Ecco, io credo che sia importante vederle insieme questi lavori, e anche nei particolari, no? Infatti nessuna si vede il lavoro totale, però attraverso questi particolari forse si percepiscono, forse si percepisce forse anche un lavoro mentale che Giovanni ha usato per produrre quest'opera. Poi ci sono ancora, credo, altre quattro fotografie di particolari. Vabbè, queste sono... Ah, questa, hai messo anche questa. Vabbè, questa è una foto stravagante. Ah, questa. Queste qui sono quattro particolari che abbiamo fatto esattamente nel momento in cui Giovanni fece la mostra da Sperone.
Vabbè, qui non c'è molto da dire, sono quattro momenti, questa scritta che viene proiettata di volta in volta su degli oggetti diversi, su degli oggetti che sono poi dei particolari, che sono la mano, la gamba, un proiettore, un angolo. E qui forse mi sono fatto trascinare di più dall'estetica del lavoro e dall'estetica della fotografia. Anche qui sono comunque quattro fotografie diverse fra di loro che rappresentano quattro particolari diversi. Però poi io di Giovanni vorrei raccontare delle cose più mie personali, non ho voglia di parlare di lavori, io non sono in grado di parlare di lavori. Non so, a parte che Giovanni è l'amico più caro che ho avuto in tutti questi anni e noi ci conosciamo da quasi 50, però Giovanni per me è stato una persona molto importante, perché è stato un po' come un fratello maggiore, è stato un po' come non solo un amico, è stata una persona che mi ha accompagnato in un modo molto speciale in tutti questi anni. Potrei raccontare 50 aneddoti su di lui, però ne ho un paio da raccontare. Il primo, mi ricordo quando andai per la prima volta alla Galleria Sperone, c'era Tucci che mi accompagnava e c'era Zorio, c'era Sperone, che era la prima volta che vedevo, e c'era anche Giovanni Anselmo, non so se è la prima o la seconda volta, ma quando mi presentarono Giovanni Anselmo, che lui era un po' più grande di me, io ero un ragazzino, e non so se Zorio o Tucci mi presero da parte e mi dissero: guarda che lui è il cugino di Cavallero. Cavallero era un bandito, la banda Cavallero, che forse qualcuno di voi ricorderà, che imperversava nell'Italia del Nord di quegli anni, uccidendo, facendo rapine in banca. E lui assomigliava molto a Cavallero, aveva lo stesso viso. E io rimasi un po' spiazzato da questa cosa, perché Cavallero era un uomo spietato, crudele. E i primi giorni che incontravo poi Giovanni in galleria, devo dire che lo guardavo con un certo timore. Poi mi svelarono invece questo giochino e io feci anche la figura dello stupido. Poi un'altra cosa che vorrei raccontare, che per me è stata molto importante, è un aneddoto che lui sostiene di non aver partecipato, invece è una cosa vera. Negli anni 70, 71, 72, lui lavorò, avevano prodotto lui e altri artisti di Torino, anche non solo di Torino, una serie di multipli con la galleria di Giorgio Persano. E io avevo fatto una fotografia di questo cielo, di questo infinito. E a Giovanni andava bene, era una fotografia fatta con un fuoco all'infinito, fotografando un cielo non particolarmente sereno, un po' anche un po', non dico nuvoloso, ma un po' velato, dove si vedeva la grana della fotografia. Era una foto molto, molto strana anche, devo dire, sembrava, non si capiva che era un cielo, poteva essere qualsiasi cosa. E poi lui decise di fare una piccola tiratura, non so se poi la fece o non la fece, comunque mi venne ordinato un certo numero di copie, 20 copie, 15 copie, non ricordo più. E io invece di usare questa foto del cielo, di questa foto che io gli avevo fatto qualche tempo prima, decisi di far fare dal laboratorio che mi stampava le fotocolori una fotografia blu. Ma non era la foto del cielo, era una fotografia blu anche un po' finta, fatta, ricavata direttamente in camera oscura. E a me piaceva molto, perché non aveva grana. Poi la diedi a Giorgio e qualche giorno dopo, una sera, ricevetti questa telefonata in casa in cui Giorgio mi diceva: guarda che queste foto non vanno perché non funzionano, a Giovanni non piacciono. E io forse me la presi anche un po', perché poi le foto erano anche costate, no? E mi lamentai, io allora avevo 23-24 anni, e Giorgio mi disse: no, ma guarda che non so, ma no, ma dico, Giovanni, non so, anzi dice: ti passo Giovanni. E Giovanni mi fece una reprimenda terrificante. Allora mi ricordo che mi rimproverò dandomi del superficiale, dell'incoerente, di uno che non aveva capito.
E io rimasi sbalordito, forse l'unica volta che lui mi rimproverò, però devo dire che allora, ripensandoci, ho capito che aveva, a parte che aveva perfettamente ragione, ma è come se mi avesse dato mi avesse insegnato qualche cosa, non so, che le cose andavano, soprattutto le opere d'arte, andavano viste con una certa riflessione, con un'attenzione, soprattutto, prima di tutto, cercando di capire quello che uno fotografava, non soltanto in modo pedestre riprodurre quello che c'era di fronte a me, ma prima di tutto capire che di fronte a me c'era una cosa e io dovevo scoprirne, non so, i segreti anche oscuri, misteriosi. E credo che da allora io ho visto poi anche le cose in un modo diverso, per cui questa reprimenda durissima, ma proprio durissima, cioè una cosa imprevedibile, da cavallero proprio. E lui dice di no, invece è veramente una cosa che è successa. E questo è un episodio, poi potrei raccontarvi altre cose, non so, tutte le partite di calcio che io e lui e con i miei figli e gli amici facevamo tutti i sabati, tutte le domeniche, siamo andati avanti anni a fare queste cose, le vacanze a Stromboli, le gite sul vulcano, tantissime cose, però sono cose che io ho dentro e che in fondo le custodisco anche con un, quasi con un modo così prezioso che mi dà anche un po' fastidio forse raccontarle, però certamente Giovanni per me ha rappresentato una parte della mia vita estremamente importante. Che bello. Grazie molto di questa simpatia. No, voglio dire, io non ho fatto nessuna deprimenda, tremenda, durissima. Ma no, io ti avevo chiesto di fotografare l'infinito attraverso il cielo e tu mi hai dato un po' di blu che finiva lì, in quel senso lì, sì, per cui... Sì. Allora tu hai detto accidenti. No, vabbè, ma comunque finito, sono passati 46 è anni. È così, no, ma no, io non è che fossi cattivo, volevo solo. Ma no, ma io non ho mica. Ho detto che tu facessi che, giusto. E infatti avevi ragione, io l'ho messo. Eh sì, e poi questa storia di Cavallero, lì c'era Zorio. Te lo dicevo. Perché era un po' competitivo lui sempre, Gilberto. No. E allora cercava di buttare guano. Qua e là, no? Sì. Diceva che io ero cattivo, che pericoloso, che potevo uccidere, per così mettermi cattiva luce, insomma, no? Però io sono un innocente, non ho niente a che fare con questo bandito. Non lo so, questo lo sai. Come tu. Lo sai tu. Beh, poi c'è ancora una foto, lì l'ultima. Sono ancora due immagini. Ah, sì. E le ho messe... Beh, quella lì è una foto... Eh sì. Una foto strana, perché è una foto di Giannenzo Sperone che balla in mezzo a tre opere di Giovanni Anselmo, una foto anche bizzarra, e non ho commenti da fare a questa fotografia. Però qua si vedono invece tre opere molto importanti di Giovanni Anselmo. È come se Giannenzo non c'entrasse molto, però... Sì, sono. Però lui era così, in fondo era un uomo esuberante, lo è ancora adesso, l'ho incontrato qualche giorno fa, devo dire che è una persona che si tiene molto bene. Lui... Della mostra, allora... Sì, sì, forse faceva un balletto a Ileana che era lì di fianco, sì, è andata bene, sì, anche questa l'abbiamo fatta. E l'ultima invece è una foto anche strana, perché poi qui ci sono... Non so, c'è Penone, Pierluigi Pero, Giovanni Anselmo Sperone, Carlo Colnaghi, che è un nostro amico morto da tanti anni, questo altro Henry Martin, che era che è ancora vivo lui, è un traduttore, scrittore, artista forse, non lo so, poi Pistoletto e Piacentino. Questa è una foto fatta da Toselli nel 1971, in occasione di una mostra di Giovanni Anselmo. Devo dire, una bellissima mostra dove c'era, non so, una linea terra, c'era una dissolvenza, era una bella mostra. In quegli anni Toselli faceva delle bellissime mostre. E non c'è molto da dire, non... Vi divertivate?
private, mi sembra di aver... Ma no, ma è per certo, in quegli anni lì il clima era quello, e non c'è niente da dire, c'era un entusiasmo, c'era un affetto anche fra gli artisti, non c'era competizione, erano anni così, che sono durati poco, sono durati... Sì, c'erano tre persone, sette, 18 quando andava bene, ma 18, nei quali 12 persone erano i mariti, le mogli, fidanzate. E così, allora le mostre erano, come dice Giovanni, fatte per noi, ecco, fatte per loro e per me che facevo le foto e per pochissimi interessati alle mostre. Però c'era un clima che io peraltro sono felice di aver vissuto, un clima irripetibile oggi dal mio punto di vista, ma anche dal clima artistico che c'è oggi. Ecco, mi sembra che tutto sia cambiato, c'era un entusiasmo, un'ingenuità anche forse, che oggi non c'è più, ma io lo vedo anche con gli occhi del mio tempo, ecco, con l'età che ho. Ma in effetti questa foto qui fa capire che c'era una certa gioiosità nel fare le cose, si vedeva già anche i caratteri delle persone, ecco, non si può capire dal volto degli artisti quello che poi in seguito sono poi diventati, ecco, non basta, credo che sia tutto. Sei soddisfatto? No, dicevo a lui, che mi ha fatto, che mi ha fatto delle domande, sì. Le domande perché sono venuto qua per questo. Certo. E non è che ho altre cose da dire, cosa posso dire? Posso dire che, come dicevo a mio figlio, proprio in occasione di una mostra che abbiamo cui lui mi ha accompagnato, mi ha aiutato, è forse l'ultima mostra grossa che io ho fotografato, a Winterthur nel 2013, una bellissima mostra di Giovanni Anselmo, è uscito fuori anche un bel catalogo, e sì, gli dicevo proprio che 10 anni prima, con i metodi che io usavo per fotografare le mostre, fotografare tutto il resto che ho fotografato in questi anni, cioè cosa significa? Una macchina a banco ottico o non a banco ottico, ma non una macchina digitale, se uno non era capace di fare le foto non le faceva, non poteva farle, non esisteva la possibilità di portare a casa un servizio corretto, qualche fotografia che funzionasse. Oggi invece sotto questo aspetto con i mezzi digitali è tutto più facile. Fu facile, si fotografa con una luce così al buio, per cui le fotografie a casa si portano sempre. Ecco, forse qui la differenza è forse che proprio per la facilità con cui oggi si fanno le fotografie non si bada più molto a capire i lavori, a capire cosa si fotografa, il perché si fotografa, cosa che forse quando io lavoravo, seguivo queste cose, si pensava di più a questo tipo di operazione. Oggi non è più troppo così, e soprattutto perso il filo. Soprattutto il mio problema, proprio perché si faceva così, era fare uno o due scatti per lavoro, perché non c'era la possibilità come oggi di fotografare un'opera o qualsiasi cosa provando, riprovando, ma immediatamente nel giro di 5 minuti uno ha fatto 10, 15, 20, 50 fotografie e ne sceglie poi una. Allora invece non c'era questa possibilità, perché uno non poteva portarsi dietro 3.000 pellicole, 4.000 rullini, ma doveva più o meno portarsi dietro il necessario per fare questo servizio. Per cui uno centellinava, poi io come idea ho sempre cercato di risparmiare, io sono uno che non ama lo spreco, per cui anche nell'ambito della fotografia, soprattutto nella fotografia d'arte, ho sempre cercato di
fotografare solo quando avevo la certezza, quando ero sicuro di quello che facevo, per cui io non ho, per esempio, a differenza di molti miei colleghi, non ho un archivio con 150.000 fotografie, però mi posso vantare di avere, non so, qualche centinaio di fotografie molto importanti, cioè potenti, ecco, come sono queste che Rocco ha fatto vedere. Sono, non so, quando le guardo anche a distanza di 30, 40, 50 anni, capisco che sono fotografie che funzionano benissimo adesso e che hanno comunque un'energia, non sono solo delle fotografie di opere, ma hanno, non so, racchiudono anche forse la forza dell'opera. E questo mi fa piacere pensare che sia così, ecco, non so, qualcuno l'ha anche scritto, sì, credo. Per l'appunto Achille Bonito Oliva, in una bellissima introduzione a una pubblicazione dedicata al lavoro di Paolo Mussat, dice che la tua fotografia assedia il lavoro. Sì, forse, ma non lo so se l'assedia o lo circuisce, voglio dire, non lo so, poi sai, questo è forse una mia qualità di capire le cose, non lo so, o forse semplicemente, non so, per me è anche facile, ecco, non lo so, io non, o forse non poteva che essere così, non so, ho fatto queste cose, d'altronde se gli artisti hanno lavorato tanti anni con me è perché in fondo forse io non facevo una fotografia estremamente raffinata sotto un punto di vista tecnico, però facevo una fotografia cercando di capire anche un po' quello che loro avevano espresso con il lavoro, cercando di guardare le cose un po' come se i miei occhi fossero anche i loro. Ho sempre cercato di trovare poi certo anche rispettando un fatto estetico, un fatto tecnico, rispettando anche un mio punto di vista naturalmente, però ho sempre cercato, non ho mai cercato di prevaricare e ho sempre cercato di fare delle foto molto semplici, questa era, mai stravaganti, perché non c'era la necessità di fare delle cose stravaganti, era importante fare delle cose molto normali, ecco. Le fotografie devono essere sempre molto normali, perché io lascio che i lavori siano stravaganti, ma le fotografie devono essere sempre normali, sempre. Però diciamo che c'era proprio una tua capacità di cogliere la processualità stessa di certi lavori, cosa che negli anni 60 e 70 era una necessità degli artisti, cioè il lavoro non si chiudeva in un'emissione unica, ma si trasformava, così come il lavoro di Anselmo, che vive molto della trasformazione, non l'abbiamo visto prima con la scultura che mangia, questo tema della lattuga che deve essere cambiato, come neon nel cemento. In molti tuoi lavori è ritratto l'artista stesso che interviene, la mano, il passaggio dello sì, spettatore. Sì, ma sono sempre piccoli interventi, voglio dire, non, cioè è chiaro che un lavoro va sempre fotografato, c'è sempre un, non so, io l'ho anche scritto questo, l'ho anche detto, che c'è sempre un punto di vista che privilegia il lavoro, cioè c'è sempre ci sono mille punti, io sto parlando di scultura, il quadro non è un problema che esula da questa dinamica, perché il quadro è un problema da cavalletto, un problema frontale, ma la scultura o la performance o qualsiasi opera tridimensionale ha un punto di vista che lo privilegia, anche quando guardiamo le opere di Medardo Rosso c'è sempre un punto di vista che svela una forma o che fa capire più di tutte le altre. Allora io ho sempre cercato di trovare questo punto di vista, poi ci sono delle opere che invece necessitano di due o tre scatti per essere capite, è chiaro che se un'opera è dinamica ha bisogno di una performance, però il problema è che c'è sempre un punto di vista che privilegia, per quello che mi riguarda, che è più importante, più gradevole, più significativo, più esplicitativo di tutti gli altri, e questo mi sembra, forse io lo faccio anche con una certa facilità, non lo so, questo forse fa parte anche del mio bagaglio storico, voglio dire, forse sono portato, ecco, direbbe questo, io ho un vecchio amico che mi dice "Se spurtà", quando fai una cosa in cui eccelli, no? Che può essere un gioco, può essere un colpo di biliardo o una partita a carte o
una bocciata con le bocce. Ecco, allora ci sono persone che non sono capaci, che non mancano di una manualità, che mancano di un gesto sorprendente. Ci sono altri che evidentemente hanno questa qualità di interpretare le cose in un modo anche più creativo, più bizzarro, più. Cosa pensi, Giovanni, del punto di vista? L'opera quanti punti di vista possiede? Ma in effetti la foto, cioè, ha sempre a che fare con il tempo. Il tempo passa, il tempo scorre e la foto in genere è fissa. Allora questa è la scommessa di una foto in rapporto al tempo, no? Di fare in modo che nella foto che sembra fissa ci sia anche il tempo, o che suggerisca che c'è il tempo che scorre, credo, grosso modo, insomma, no? Perlomeno questo è il rapporto che io ho con l'immagine fissa della foto e con il tempo che continuamente scorre, no? Dentro di noi, intorno a noi, fuori di noi. Allora sono questi due punti, due momenti che devono essere dialettici un po', no? Devono venire fuori in una foto anche che c'è lo scorrere del tempo. E quindi dipende dal fotografo far sì che ci sia anche questo movimento del tempo nella foto, che venga suggerito comunque. Grazie. Sì, Rocco, hai ancora qualcosa da aggiungere? No, io direi di no, perché non ho altre immagini. Lasciamo. C'è. Sì. Al se pubblico. C'è un momento di dibattito. Sì, se ben venga. Abbiamo ancora una decina di minuti, se volete fare qualche domanda, naturalmente siamo contenti. Se altrimenti non ci sono, ci salutiamo. Io ringrazio molto. Sì, direi. grazie mille. Grazie a tutti, a Rocco, a Giovanni, alla Viceglio, e grazie a tutti. Grazie mille. Sì, grazie moltissimo agli ospiti e al pubblico che è intervenuto, e vi ricordo che sabato prossimo alle ore 12 c'è un altro incontro sempre sul tema per approfondire l'opera di Giovanni Anselmo, con l'intervento del filosofo Federico Vercellone, Carolin Cristo Baccargive e Giovanni Anselmo. Grazie.